Amici, bentornati nel mio salotto. Oggi parliamo di dischi. È una cosa che volevo fare da un po' e approfitto della fine dell'anno per fare un riassumendo di un anno che mi ha un po' deluso. Non ho trovato delle uscite pazzesche, ma andiamo con ordine. Ci sono degli anni in cui escono dei dischi e dici: oh, ma che è sta roba? È una bomba. Penso a quando è uscito Bon Iver di Bon Iver, quando è uscito Hurry Up, We Are Dreaming degli M83. Insomma, delle cose che dici: oh, ma che... Ecco, il 2018 secondo me non è stato un anno così, non c'è stato un disco pazzesco, ma vi chiedo fin d'ora di commentare qua sotto con 1, 2, 3 dischi proprio che dite: oh, ma te li sei persi questi? Me li scrivete sotto nei commenti, così me li vado ad ascoltare e così facciamo un po' di scambio. Comunque sì, vi parlo di quelli che mi sono piaciuti di più quest'anno, li trovate linkati in descrizione se volete comprarli su Amazon. E tra l'altro vi segnalo che c'è Amazon Music Unlimited, che praticamente è Spotify, perché ci sono gli stessi brani sostanzialmente, li potete ascoltare liberamente, bla bla bla, a 99 centesimi per 3 mesi. Insomma, mi sembra una buona offerta, ve la segnalo e potete andare a sentire sta roba. Insomma, andiamo al primo disco. Il primo disco di cui vi parlo è quello di Jack White, Boarding House Rich. Secondo me figo. Questo è uno di quei dischi che vi dico: oh, tanta roba. Belli pezzi, forse non a livello di Lazaretto, ma bella bomba. Seconda cosa molto bella, la produzione, come sempre, che ha dei suoni che ciao. Cioè, chitarre stupende, batteria stupenda, cioè suona proprio figo. E secondo me è molto bello anche tutto il discorso di arrangiamento, come sempre, perché ci sono delle idee pazze, come sempre. Ci sono alcuni brani che vanno verso quasi il country, insomma, quelli un po' più acustici e sbagliato, però insomma, proprio con la chitarrina lui che canta. E non mi ricordo il titolo. Ah sì, sì, Esmeralda Seals the Show, tipo quello che è più tranquillo. E altri che sono veramente pazzi, cioè molta elettronica e ci sono dei suoni di fuzz bellissimi. Quindi insomma, date ad ascoltarlo, che secondo me merita. Link in descrizione. Secondo disco. Ecco, il secondo disco mi ha deluso, devo essere sincero, mi ha deluso per i brani. Ed è il disco degli Arctic Monkeys, che si chiama Tranquility Base Hotel and Casino. Secondo me un po' sottotono. Allora, c'è una nuova ricerca di suoni, questo di sicuro. C'è una nuova ricerca di sonorità che guardano decisamente agli anni 80, ciao, guardano decisamente agli anni 60. Io ci sento tanti Beatles, ci sento proprio quel periodo lì, ci sono quei riverberi, ovviamente rivisto con gli occhi di adesso, ma la base secondo me è quella. Il problema è che mi mancano quegli Arctic Monkeys un po' più cazzuti, quelli che proprio hanno il tiro, quelli di AM, quelli di Do Wanna Know, cioè quella roba lì, senza andare neanche più indietro. Dico, boh, guardiamo a qualche anno fa, non i propri primi, sono passati 10 anni dei primi dischi. Ecco, mi manca un po' di tiro, e secondo me in sostanza un album un po' piattino. Vi consiglio di ascoltarlo perché i suoni sono molto fighi, lui canta sempre meglio, alcuni brani sono più che belli. Diciamo che però nell'interezza del disco gli darei forse un 6 e mezzo, ma un 7 dai, non è un disco imperdibile. Quello che mi ha deluso più di tutti lo lascio per ultimo, perché per voi sarà uno dei preferiti, e... però vabbè, andando avanti, leggo là perché me li sono segnati sul computer. Dicevo, andando avanti, c'è un disco di un cantautore americano che secondo me in molti non conoscono, che è Mika P. Inson. Molto bravo, molto di pancia, acustica e voce, semplicissimo, e uno con un passato di quelli un po' strong. È uscito un disco che si chiama At the British Broadcasting Corporation, continuo a leggere perché non me lo ricorderò mai. Bello, è un live che pesca qua e là negli anni, secondo me è una bella panoramica di quello che fa lui. Non vi aspettate una produzione, insomma, hollywoodiana. È un disco molto molto semplice, ma molto bello, e se vi piace il genere, ovviamente. Ripeto, acustica, voce, un po', vabbè, vi dico Bob Dylan tanto per dire un nome, ma non c'entra tantissimo forse, però molto figo, leggetevi i testi. Ah, ora uno dei miei gruppi preferiti, che era diventato uno dei miei gruppi preferiti perché non mi piacevano gli ultimi dischi, i Muse, che con l'ultimo disco invece si sono decisamente risollevati. Io ho trovato Simulation Theory molto molto interessante, perché c'è, vabbè, ci sono tantissimi anni 80 dentro, ma rivisti con l'ottica di adesso. Ci sono tanti suoni di nuovo interessanti. Sapete che io sono un po' rapito dai suoni e mi fregano delle volte, perché delle volte ci sono dei pezzi che non sono così belli ma hanno i suoni fighi e mi piacciono. È un disco che ha tanti momenti diversi, c'è quello magari un po' più rock, c'è quello più elettronico, c'è, insomma, c'è tanta roba dentro. Muove, grazie a questi momenti è un disco molto godibile nella sua interezza, anche se è un po' lungo. Secondo me merita un'ascoltata, anche per chi dice: no, a me i Muse non piacciono. Ci sono delle
belle idee. Ci sono delle belle idee sulle chitarre, bellissime come sempre. Bellamy resta uno dei musicisti più bravi in assoluto. Ci sono delle belle idee proprio sui brani che funzionano bene. Insomma, io vi consiglio di ascoltarlo. Piccola parentesi italiana, solo due nomi quest'anno. Oh raga, mi è piaciuta poca roba. Salmo, e lo so che qua vi rabbrividirete tutti, però rabbrividirete si dice. Comunque, bomba di disco. Cioè, raga, Playlist è un discone pauroso. Lui è fantastico, fantastico, proprio incredibile. Tra l'altro, se vi capita, andate a sentirlo dal vivo, perché mi hanno detto, io purtroppo non l'ho ancora visto, ma che mena di brutto, anche perché poi lui in sostanza esce fuori dall'hardcore, cioè cantava roba veramente veramente pesa, e si sente questa cosa. Io il prossimo anno sicuro non me lo perdo. Il disco in sé è molto figo, cioè è incazzato nero, è proprio arrabbiato come disco. Ci sono delle frasi un po' strong, i testi però sono belli, funzionano bene, tanta roba. L'altro disco italiano assolutamente da ascoltare è quello di Senigallia. Senigallia è un autore pazzesco, bravissimo, che molto spesso sta dietro le quinte nelle produzioni. Penso a Motta, tanto per dire un nome che è uscito di recente, che però appunto scrive da paura, cioè un autore proprio con, insomma, Questo disco è scritto infatti benissimo, è arrangiato benissimo, ha dei suoni bellissimi, c'è tanta psichedelia. Se non sapete, non avete voglia di ascoltare tutto, ascoltatevi Dudu. Secondo me è il pezzo più bello di tutto l'album. I consigli del barista. Il mio barista preferito, Franco, mi ha detto ascoltati l'ultimo disco dei Low, che si chiama, non me lo ricordo perché l'ho sentito oggi, si chiama Double Negative. Oh, bello, bello, bello. Allora, di nuovo, un disco che non piacerà a tutti, è un disco fatto di atmosfere, è un disco che quando lo ascolti ti viene in mente, ti vengono in mente delle immagini, è un po' da ascoltare tutto in fila, secondo me è un bloccone unico. Considerate che i primi 4 pezzi, 5 forse, sono proprio uniti e non c'è pausa, e anche dopo succede di nuovo. Cioè, è un disco bello, completo, con delle idee stupende a livello di suoni, di nuovo tanta elettronica, a livello di arrangiamenti, a livello di movimento. Gran disco, ve lo linko anche questo in descrizione come gli altri. E arriviamo finalmente alla delusione più grande del 2018. I Greta Van Fleet. Quando mi hanno detto, oh, sono uscito, è uscito questo gruppo fighissimo, devi troppo ascoltarlo, ho detto, vabbè, ascoltiamolo. Io, raga, quel disco l'ho sentito, forse neanche tutto, una volta soltanto. Non è più il mio genere, e va bene, ma quella roba lì, oh, l'hanno già fatta, c'è già, è bella, è rifatta bene, loro suonano da paura, i pezzi funzionano, se vi piace è roba nuova di quel genere, e chi sono io per dirvi di non ascoltarlo, però, è roba già fatta, io della roba già fatta non ho tutto, cioè, tutto questo interesse a ascoltarla, riascoltarla, riascoltarla ancora. Per me, no, i pezzi funzionano, loro sono bravi, eccetera, eccetera, ma a sto punto mi ascolto gli Zeppelin. E vi chiedo, non mi ammazzate per questo, ascoltateli, se vi piacciono, non vi fate problemi, ma ditemi cosa ne pensate nei commenti. Ah, è vero, mi sono dimenticato una cosa, è uscito un brano dei Beirut, che si chiama Gallipoli, che mi ha fatto molto ridere, perché, cioè, Gallipoli, cosa c'entra con i Beirut? Comunque, è un brano bellissimo, non so se è il brano che anticipa il disco, spero di sì, bellissimo, bellissimo, ascoltatelo perché è una bomba, e loro, se non li conoscete, sono una bomba. Con questo chiudo, lascio a voi la parola qua sotto nei commenti, e noi ci vediamo ancora il 31, perché c'è l'unboxing, e poi si va nel 2019, è stato un anno fighissimo, ve lo dico fin d'ora, vi ringrazio perché siamo sempre di più, siamo ormai quasi 20.000, e insomma, figo. Grazie a tutti, ci si vede il 31 ancora per un unboxing, e poi si vola nel 2019. Ciao!